Luca Jurman, ospite di Nord Chiama Sud, Radiolina Mattina. Sign Seed, Leave It, I'm Yours, canzone bellissima di Elton John, la ripresa in blu. Stevie Wonder, la ripresa in Elton John, volevo dire. Sì, l'hanno presa. E poi l'hanno presa anche in blu. L'hanno presa tutti questa canzone, perché è un pezzo meraviglioso. Però in questa versione con Alexia forse rimane unica. Sì, lei è stato un ospite fantastica. Mi diceva tra l'altro Luca che è venuta fuori una parte di Alexia che solitamente non è stata vista ancora. Sì, non è stata vista, nel senso che si vede molta grinta. Raccontami tutto, cosa hai visto? Quella parte che nessuno ha visto di Alexia. Ha cantato... Sei sempre malizioso, è una parte musicale. Tu capisci con chi mi tocca lavorare con un allupato di proporzioni stratosferiche. Vabbè. Da Milano ci ascoltano. Vi sto ascoltando da Milano. Vi fate ascoltare Marco Canto. Vittoria. È normale, non c'è niente da dire. Allora, si è parlato anche ieri e ne parlerà adesso lui in questo tour dove presenta il suo libro. Parlerà, tutti quanti li chiederanno, perché tutti quanti sono curiosi di sapere di Carta, di Scanu, di Alessandra Amoroso. Da quando hai fatto la prima edizione di Amici, quella con Marco Carta, appunto la prima, nel senso che hai preso tu Marco, hai fatto tutto quel lavoro, quella cosa lì, insomma in televisione era molto appassionante, quanto ti sarai rotto le balle di rispondere alle stesse domande? Ma in realtà, sai, ti dico la verità, è difficile rompersi, perché comunque la gente vuol sapere e il mio compito è quello di informare sull'arte e sul canto, quindi qualsiasi cosa riguarda l'informazione è importante farlo. Ricordiamo che Vocal Classics è in tutte le migliori e peggiori librerie ed è un libro veramente per tutti, dalla casalinga al professionista, sì. Anche perché l'Italia del canto ormai mi avanza, è sempre più presente. Questo virus, hai capito, del canto. Da chi canta sotto la doccia. Ma già quando io me ne accorsi già quando ero cintura nera secondo Dan di karaoke mi accorsi che comunque noi abbiamo una penisola la nostra che di cantanti ne escono da tutti gli anni. Abbiamo un'isola anche, perché la Sardegna è piena. Guarda che c'è un sacco di fermento musicale. Però specifichiamo di talenti del canto, perché i cantanti sono quando ormai hanno una formazione professionale. Talenti, e bravo. Conoscenza. Talenti che se solamente studiassero. Applicassero un po' di più, lo si può fare. Attraverso Vocal Classics, basta leggere, apprendere e studiare con qualcuno che ti insegna. Certo, esatto, con qualcuno che ti insegna sempre. Si può fare qualcosa da autodidatti, ma quando si è già a conoscenza della terminologia e della teoria pratica musicale, quindi bisogna studiare veramente molto. Ora, prima di salutarci, io vorrei andare a capire perché arrivano sti messaggi. Pigio, qua. Ieri sera sei stato fantastico. Una Jurmina. Cioè, questa cosa cosa hai fatto? Tu sei un approfittatore. Tu ti metti dietro. Pigio. Tu usi la faccia di Luca Jurman e poi dopo dietro ti spacci come il fratello che ti somiglia. Bisogna istituire una provvigione sul trombato qua. Non sul venduto. Sì, devi pagare. Da oggi la provvisione è sul trombato. E non più sul venduto. Se vendi quante copie di questo libro, speriamo migliaia. Ma sai cos'è? Che non dargli una lira, niente. Poi quando è in giro, capito? Invece di seguire, capito, me, si distrae, capito? Quindi è così. Non è vero, so che sei. Stiamo scherzando, sì, non ti preoccupare, che è lì che si sta facendo i fatti suoi, non coglie neanche un po' Bordeaux. Laura, non ti preoccupare, Giovanna. Queste qui sono tutte le amiche di Pigio. Infatti. Aspetta, allora l'appuntamento: noi vi diamo appuntamento questa sera. Verso le 18, Luca, facciamo le 18, facciamo arrivare un po' prima, anche 17.30 ci troviamo. No, esageriamo, facciamo 18. Alle 18, allora, Teatro Massimo a Cagliari per la presentazione del libro di Luca Jurman, ci saremo anche io e Matteo Bruni. Con molto piacere, io intanto voglio rispondere all'ultimo sms che è arrivato in ordine di tempo, che mi chiede... lei dice, lui ci ascolta da un po' di tempo e sente da parte mia in realtà un certo snobismo nei confronti di Marco Carta. Assolutamente no. Sì, no, mio, non tuo. No, qua garantisco io che non è così. Siamo i primi tifosi sia di Marco che di Valerio. Vero. Uno perché fanno parte di quest'isola e rappresentano l'isola in tutta e rappresenta l'Italia. Poi io mi ricordo perché quando abbiamo collaborato
insieme per la presentazione. Mi ricordo che tu ti davi da fare moltissimo per la presentazione di Marco Carta. Sì, infatti, quindi ci abbiamo creduto tutti, ci ha creduto Radiolina. Quindi. Certo. Allora, Luca Jurman, stasera dopo le 18 vi aspettiamo al Teatro Massimo a Cagliari. Grazie Luca. Grazie di cuore. Grazie mille. Grazie ad Andrea Angiolini alla parte tecnica. E noi ci sentiamo domani. Tu tornerai al nord. Vabbè. Matteo Bruni da sud. Max Borrelli da nord. A domani, baci. Radiolina, anche per questa mattina.